Salmo 34, leggeremo solo una quartina di questo salmo, dal versetto 4 al versetto 8. Dio sia lodato. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati nei loro volti. Non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore lo ha esaudito, lo ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Amen fin qui la lettura di questo salmo il volto di Dio illumina il nostro volto quelli che lo guardano sono illuminati ma chi di noi può dire di avere visto Dio? chi confida nel Signore chi si appoggia sul Signore ha una speranza che è viva si mantiene viva come vivo colui nel quale essa è riposta. Possiamo rivolgere il nostro sguardo al Signore e sapere di essere confortati nel cuore e sostenuti per la sua mano potente. Ho detto bene. Tutto liscio, è corretto, è così, ma è nella vita di tutti i giorni, quando ti scontri con la tua debolezza, con l'incapacità di rimanere fedeli a Dio sempre, con l'impossibilità di mantenere agio e serenità alla tua vita quando ci sono problemi più grandi di te, Vedere applicate queste parole nella propria vita diventa un po' più problematico. Guardare il Signore, tutti i credenti guardano il Signore. In realtà, fratelli, noi dobbiamo imparare, e stiamo imparando, un giorno alla volta, a confidare in Dio. Non siamo stati capaci di guardarlo una volta sola e quello ci basta per sempre. Tutti i giorni dobbiamo rivolgere il nostro sguardo al Signore. Nelle avversità, di fronte alle debolezze, alla malattia, chi confida nel Signore non vede solo quelle situazioni, non vede quelle realtà concrete che possono soltanto scoraggiare, eh, far deprimere, ma nel contemplare, nel considerare chi è il nostro Dio, noi vediamo chi è colui che per noi è una fortezza nel giorno della sventura. Dio è una torre e il giusto vi corre per trovare il suo rifugio. Dio è la nostra forte torre, egli è la nostra rocca. È la nostra salvezza, è il nostro potente aiuto, è colui che è sempre pronto in ogni difficoltà e, come dice il Salmo, per questo motivo noi non veniamo meno, non perché siamo stati capaci di mantenerci in piedi, saldi, forti e dignitosi, ma perché abbiamo appoggiato tutta la nostra vita e le nostre esperienze su colui che è il nostro potente aiuto, non solo l'aiuto potente di Giacobbe ma il nostro potente aiuto le nostre facce non conosceranno a lungo la delusione qualche volta in effetti dobbiamo anche confessarlo abbiamo conosciuto la delusione abbiamo conosciuto la delusione per mano di altri e qualche volta abbiamo conosciuto la delusione per colpa di noi stessi cioè pensavamo di farcela di essere in grado di non cadere magari in quella tentazione e ci siamo caduti e guardandoci allo specchio o esaminandoci, siamo rimasti molto male di noi stessi, siamo stati delusi. E delusi alle volte e spesso forse più perché qualcuno ha tradito la nostra fiducia o perché l'aiuto che pensavamo di ottenere da qualche amico o da qualche amica. O il sostegno, l'affetto di qualcuno a noi caro è venuto meno e il nostro volto ha provato la delusione. Consideravo che rarissime volte non ricordo bene di essermi guardato allo specchio mentre avevo il volto deluso. Vi è mai capitato, nel momento in cui siete delusi, ma profondamente delusi, di cercare uno specchio per guardarvi? Credo. Non si è capitato quasi a nessuno, ma se fosse successo nel momento in cui hai provato una profonda delusione, secondo te il tuo volto com'era? Pensaci. Siamo abituati a guardarci allo specchio per pettinarci, per chi c'ha i capelli, chiaramente, ma magari che so, per vedere se stiamo a posto. E vediamo il nostro volto in una certa forma. Quando siamo profondamente rattristati e delusi per una ferita o preoccupati o pieni d'ansia, la nostra faccia cambia, cambia. Innanzitutto posso dirvi non c'è il sorriso, e il tono muscolare, il colore muta, diventa più, più scuro più rilassato. Non si nota vivacità, gli occhi non brillano, forse non sono nemmeno tutti aperti, perché in quel momento stai provando uno stato d'animo così negativo, forte e negativo, che non ti viene voglia di sorridere o di mostrare un volto sereno. Quindi la delusione, io credo di non stare dicendo nulla di nuovo a nessuno, la delusione provoca un cambiamento non solo nell'umore, ma anche nell'aspetto e nella visuale, vero? Però questo versetto questa sera mi deve dire qualche cosa, quelli che lo guardano quindi, qua non si tratta di guardare noi, non di guardarci allo specchio, e neppure di puntare lo sguardo sul problema, e nemmeno di guardare chi ci ha deluso. Quelli che lo guardano intende dire quelli che guardano il Signore. Vi porterò qualche esempio di chi ha potuto guardare il Signore e la sua vita è stata cambiata. I versetti che precedono non sono del tutti, anche quelli che seguono, non sono da non valutare, anzi, rispetto a quello che vi sto affermando, hanno la loro incisività. Il versetto 4, ad esempio, dice: Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quindi il guardare a Dio, se voglio avere una risposta biblica immediata, significa cercare il Signore nel momento della tribolazione, della difficoltà. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha liberato da quello che mi incuteva terrore. Una faccia terrorizzata è una faccia terrorizzata. Eh? Quando il Signore interviene... Il volto di chi l'ha cercato, rivela quello che nell'animo è accaduto, e Dio ha trasformato quel dolore in gioia, quel problema in una meravigliosa soluzione, quella sciagura e quella angustia in un momento di serenità e di pace. Come accade, fratelli, Nessun predicatore vi potrà mai dire come accade. Vi posso soltanto annunciare che per la promessa del Signore questo accade. Le avversità, inoltre, o le avversioni, che sono tutte e due legate ad un altro nome, che è avversario e che ci ricorda colui che è il nostro comune avversario, queste concorrono al nostro bene ci aiutano a crescere e fanno di noi dei credenti maturi. Ci insegnano a guardare non in basso, ma ci insegnano a guardare in alto, a scoprire non la grandezza dell'uomo, ma la grandezza di Dio e cantarlo con più convinzione. Dio è grande. Cantare i cantici senza consapevolezza è più o meno uguale a quello che fischietta passeggiando per strada. Quando noi cantiamo le lodi a Dio, per primo dobbiamo essere convinti di ciò che stiamo affermando con il canto e la musica ci accompagna e non il contrario. Se impariamo a guardare così in alto e a guardare la grandezza di Dio, vedremo le cose in maniera diversa da come fino a qualche tempo fa eravamo in grado di vederle, di apprezzare quelle cose che forse in altri tempi o in altre circostanze non avremmo mai apprezzato. Se in una giornata di primavera voi vi trovate a passeggiare in mezzo ai campi, lodate il Signore, siete felici di vedere quella meravigliosa natura e quei fiori profumati, ancora si può fare? Forse qua, dalle mie parti dove almeno adesso abito da 23 anni l'odore che prevale è quello della raffineria, che è tutt'altro che profumato. Non vi consiglio di passeggiare dalle mie parti. Ma nel caso in cui voi passeggiaste lungo sentieri erbosi e pascoli verdi come quelli del Salmo 23, io credo che nessuno gli passi per mente vedendo una stalla di vitelli di entrarci dentro. Perché sarebbe l'opposto di quello che finora tu hai goduto. Godi il profumo, la vista di quei fiori, non entreresti mai dentro una stalla. È vero? E io ti dico un'altra cosa. Non apprezzeresti mai quella stalla quanto in un giorno di tempesta e di pioggia. Prova a passeggiare mentre piovi. Mentre c'è la tempesta, ci sono i tuoni e vedi una stalla, non te lo fai ripetere alla tua coscienza. Corri dentro, con gli animali sei felice. Eh? Quanti di voi sono mai entrati in una stalla? Vi invito a farlo almeno una volta nella vita. È un profumo gradevolissimo, entusiasmante. Ti fa sentire vivo. In quel momento apprezzo quella stalla e la compagnia di quegli animali perché fuori c'è la tempesta e lì sono a riparo. Quando siamo nell'avversità, fratelli, noi valutiamo le cose in maniera diversa, le apprezziamo per quello che realmente valgono e le valutiamo bene. Mi sono spiegato così, fratelli. Perdonatemi l'esempio così crudo, ma non me ne veniva un altro in mente forse perché ricordo i giorni in cui c'entravo veramente nella stalla e mi piaceva starci. Che cosa fare allora quando ci troviamo in una situazione come quella in cui si è venuto a trovare Israele quando ancora non era nemmeno Israele, ma era una cozzaglia di gente raccogliticcia, servi di un padrone che era stato sconfitto, anzi stava per essere sconfitto. Questi discendenti di Giacobbe si trovarono di fronte al Mar Rosso, con a destra e a sinistra il deserto e alle spalle delle montagne che gli avrebbero occluso sicuramente o impedito la fuga, ma peggio c'era il loro avversario, c'era l'egiziano, c'era il Faraone con tutto il suo esercito. Che fai? Guardi al Signore. Bene, come avevo detto fino adesso, è giusto guardare al Signore, ma questo popolo non ha guardato al Signore. Vi ricordate il contesto, fratelli? Questo popolo, di fronte a una grave necessità, hanno cominciato a gridare contro chi? Contro il Signore, l'Eterno, e contro Mosè, suo servo. Altro che guardare a Dio, loro imprecavano contro Dio e se la prendevano con Mosè, che fino a lì li aveva condotti liberandoli dall'Egitto. Addirittura replicavano dicendogli che ci hai portato a morire qua. Non bastavano le tombe in Egitto? Altro che guardare il Signore. Quando si guarda quindi a Dio, fratello, lo si guarda perché si spera in Dio, non si guarda per dare le colpa a Dio, ma si guarda al Signore perché da Lui dipende la nostra vita. E non essendoci alcuna soluzione, cosa si sarebbe dovuto fare? La scrittura dice niente. Che devo fare? Niente. Sì, guarda il Signore con fiducia, spera nell'Eterno e aspetta. Che devo fare? Niente. Se non c'è niente da fare, cerca di non fare niente perché potresti complicare la situazione. Che cosa avrebbe dovuto fare Gerusalemme e il regno di Giuda e Josafat di fronte a. All'opposizione di un triunvirato come Moab, Ammon e quelli della montagna di Seir, Dio gli risponde: Niente, questa battaglia non è vostra, ma è mia. La liberazione ve la darò io. Mosè parlò a quel popolo tanto tempo fa e gli disse: Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. In questo salmo io leggo questo afflitto ha gridato e il Signore lo ha esaudito, lo ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Israele in quella situazione fu protetto dall'angelo del Signore. Egli illuminava il campo di Israele e rendeva oscuro e pieno di caligine il campo degli egiziani. E il campo dell'uno non si accostò mai al campo dell'altro perché il Signore li ha protetti. Perché Mosè da parte di Dio disse, voi state fermi e vedrete. Qui il testo che vi ho letto dice, provate e vedrete. Chi guarda al Signore allora non avrà delusioni nel suo volto. Spero di essere stato sin qui chiaro, non che tu non proverai mai la delusione, ma che quando guarderai al Signore e spererai nel Signore con tutta la tua forza e ti rimetterai nelle mani di Lui che può salvarti, il tuo volto gusterà la sua benedizione. La delusione viene quando tu guardi altrove in cerca di soccorso. Sarà nel volto di chi rifiuta di affidarsi al Signore. Presto o tardi si presenterà nel volto e nell'animo di chi oltraggia il nome di Dio replicando contro di Lui. O chi non lo riconosca come salvatore, liberatore, unica fonte di grazia, di salvezza, di speranza. In quel volto, prima o poi, si stamperà una fortissima delusione. Immaginate quelli che un giorno lo vedranno trionfante, re, seduto sul suo trono, lo riconosceranno e capiranno di averlo rifiutato. In quei volti la delusione sarà eterna, ma immaginate invece la soddisfazione e la luminescenza di quei volti che vedranno il Signore nella gloria e lo godranno per tutta l'eternità. Oh sì, io voglio stare alla presenza di Dio ed essere illuminato dalla sua luce. La delusione è anche presente nel volto di chi si crede autosufficiente, capace a se stesso, intelligente, che può fare tutto da solo, che è più bravo degli altri. Aspetta, aspetta che pure per te arriverà. L'ombra della delusione. Sai quando è più facile vedere il volto del Signore? Non quando tutto va bene. Quando sei seduto in chiesa e canti e ascolti la predica, qui il volto del Signore non ti appare davanti agli occhi, semmai senti la sua voce. Non ci sono volti stampati, per fortuna, non ci sono immagini, non ci servono. Nessuno ha visto Dio per poterlo raffigurare, e non basterebbe una tela. Ma sai, ti ripeto, quando tu potrai vedere meglio la faccia di Dio? Quando ti troverai in una lotta. Quando lotti, resisti, cerchi, scruti, studi, mediti, ti sforzi, cercate il Signore mentre lo si può trovare. Conosciamo il Signore o conoscete il Signore, sforzatevi di conoscerlo. Queste sono affermazioni bibliche. È nella lotta e nella perseveranza che tu puoi vedere il volto di Dio. Il salmista nel salmo, ve lo ricorderà le memorie dopo che ve l'avrò citato, spero, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia, il mio volto. E lui risponde, il salmista, io cerco il tuo volto, Signore, non nascondermi il tuo volto. Salmo 27, non siamo a scuola e non vi metto il brutto voto, ma è il Salmo 27. Si può cercare perché è Dio stesso che chiede di cercare la sua faccia. E il tuo cuore adesso, sorella, fratello caro, che il tuo cuore adesso ti sta dicendo da parte dello Spirito di Dio, cerca il volto del Signore, lo troverai. Vi racconto una storia biblica e voi ricorderete il contesto. Un uomo era gravemente angosciato, impaurito per la sorte personale della sua famiglia e dei suoi servi. tutta la notte non aveva posato occhio, ormai stava declinando la notte. Aveva organizzato tutto quello che poteva dopo una accorata preghiera a Dio perché Dio lo potesse aiutare e liberare. Preparò i suoi servi, preparò i suoi beni perché potesse facilitare l'incontro che sarebbe stato per lui veramente drammatico, poteva risolversi in qualche cosa di brutto. Fece passare la sua famiglia intera, le sue mogli e i suoi figli, oltre un piccolo torrente che si chiama Yabok, passando dall'altra parte. E lui rimase lì da solo, era tutta la notte. Non aveva riposato assolutamente, rimase solo. E un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'alba. Chi vi ricorda? Giacobbe, bravi. Giacobbe lotta con Dio. Ho esaminato questo testo, fratelli. Io non credo che Giacobbe fisicamente avrebbe potuto lottare con Dio e vincerlo. Tant'è che Giacobbe aveva paura di suo fratello, che era un altro uomo, perché sapeva che suo fratello l'avrebbe potuto uccidere. Immaginate se Giacobbe avrebbe potuto avere la forza fisica per combattere contro quell'uomo, Dio e vincerlo. Ma è quello che gli dice l'angelo. La lotta lì non fu fisica quanto una resistenza di natura spirituale. Non siamo forse stati educati dalla scrittura a perseverare nella preghiera e a pregare con tutto il cuore? E l'esempio più grande, sublime, irraggiungibile, però possibile, è quello di Gesù che lottò in preghiera nell'orto del Getsemane quella notte per affrontare un grande problema davanti a sé e bere un calice veramente amaro. E gli chiese al padre nella preghiera, lottando: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. È scritto che Gesù, il suo corpo, contribuiva e partecipava a quella preghiera, e il suo sudore era così evidente che cadevano a terra come grosse gocce di sangue. Gesù ha lottato in quella preghiera, ha lottato quella notte, e gli è stato concesso di essere fortificato e consolato. Dal Padre Celeste quando gli manda gli angeli per confortarlo, un angelo del Signore. Giacobbe è lottato con Dio. E quando ormai stava per spuntare l'alba, quell'uomo con cui lottava dice: Lasciami andare, ormai c'è l'alba. No, io non ti lascio andare fin quando tu non mi avrai. Benedetto, qual è il tuo nome? Quell'uomo disse a Giacobbe: Qual è il tuo nome? E quell'uomo disse: e Giacobbe rispose Giacobbe. No, da ora in poi, guardate quello che accade, eh? tu non sarai più Giacobbe. Che significa? Ingannatore, soppiantatore. Potete metterci pure bugiardo. E Dio dice a quell'uomo che ha lottato con lui fino allo spuntare dell'alba, no, no, tu non sarai più Giacobbe, cioè non sarai più un ingannatore, non sarai più un bugiardo, non sarai più un soppiantatore. Il tuo nome sarà Israele. Quella notte è importante, fratelli. Questa notte, questo incontro, è determinante dal punto di vista anche storico, il momento in cui questo grande popolo di Dio prende il nome Israele, colui che lotta con Dio e con gli uomini e vince. In una notte. E guardate che cosa c'è scritto. Giacobbe gli chiese, ti prego, svelami il tuo nome. E quello rispose, perché chiedi il mio nome? Hascem, il mio nome. Oggi gli ebrei non nomino il nome del Signore, ma dicono: Hascem Adonai il nome del Signore. Perché chiedi il mio nome Bened e lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel perché disse: ho visto Dio faccia a faccia, e la mia vita è stata risparmiata. Avere visto il volto di Dio ha cambiato la vita di Giacobbe? Sì, è spuntata l'alba, ma era l'uomo impaurito, deluso, in preda al panico che era precedentemente? O adesso Giacobbe? Ha acquistato una posizione, un coraggio che prima non aveva. Addirittura un nuovo nome. Dio gli disse: Tu sei l'uomo che lotta con Dio con gli uomini e vince. Giacobbe non credeva di potercela fare. E oltre a tutto questo, Giacobbe per tutta la vita ebbe un segno che gli ricordasse quella notte. Sapete qual era vero? Fu toccato nella giuntura dell'anca dell e fu slogata. E da quel momento in poi Giacobbe zoppicava. Giacobbe zoppicò incontrando Esaù. Lo abbracciò e zoppicò, camminò, ritornò in mezzo ai suoi parenti zoppicando. Giacobbe rivede dopo tanti anni suo figlio Giuseppe in Egitto, Giuseppe che era diventato vicere d'Egitto, e gli andò incontro e lo abbraccia zoppicando. L'incontro con Dio quella notte, quando lo incontrò faccia a faccia, gli ha cambiato la vita. Quelli che guardano il volto del Signore saranno illuminati per sempre. Basta uno sguardo e con uno sguardo Dio promette salvezza, cioè salute. C'è un episodio della Bibbia che vi racconto se non vi siete stancati. Siete stanchi? Non dite bugie perché sennò vi chiamerete voi Giacobbe. Ci fu un episodio nella storia della Bibbia in cui al popolo del Signore fu chiesto di guardare a qualcosa, a qualcosa, a qualcosa per essere salvato. Perché questo popolo comincia nuovamente, dopo già l'esperienza che aveva fatto vicino al Mar Rosso, nuovamente a lamentarsi e a prendersela con il Signore e con Mosè. Erano nauseati, dice, dal cibo leggerissimo, la panna che mangiavano tutti i giorni, e se la presero con il Signore. e Dio dove gli ha dato una bella vittoria precedentemente contro i cananei, gli manda nel campo dei serpenti, velenosissimi. E molti furono morsi da questo serpente e molti morirono. Tant'è che cominciarono a riflettere, ma come mai? Non era mai successo prima! Questo serpente, questi serpenti, non ce l'avamo mai avuti! Com'è che adesso ci sono? Hanno capito di avere sbagliato. Il mormorio, la lamentela, aveva causato questo grave danno in mezzo alle schiere del Signore. Tornano a Mosè e impauriti, in preda alla disperazione, con la paura nei loro volti, tirati e angosciati, chiesero a Mosè di intervenire perché questa grave sciagura era avvenuta, perché loro avevano peccato. Però nel guardare al serpente di rame furono miracolosamente guariti e i loro visi cambiarono d'aspetto. Se prima erano impauriti, nel momento stesso in cui hanno avuto il morso del serpente che avrebbe causato, causava sicuramente danno, dolore e paura, nel momento stesso in cui c'era la natura del problema e poteva causare tristezza e angoscia, loro guardavano a quello che Dio gli aveva detto di fare, di guardare, cioè a questo serpente di rame messo su un'asta al centro del campo che Dio aveva detto a Mosè di costruire. Tutti quelli che avrebbero guardato a quel serpente di rame, sarebbero stati guariti. Quindi, fratelli, vi faccio capire, i serpenti non se ne sono andati, c'erano, però Dio aveva annullato il loro potere. Guardare a quel serpente di rame, guardare a quell'oggetto, per la promessa che Dio gli aveva fatto avere a Mosè per tutto il suo popolo, avrebbero avuto guarigione. I loro volti non erano più impauriti, ma dovevano guardare. Gesù si paragona al serpente di rame. Però Gesù non è qualcosa da guardare, perché tutte le volte che l'uomo si costruisce qualcosa con le mani, prima o poi lo fa diventare un idolo. Questo serpente di rame per secoli è, si è mantenuto, addirittura gli hanno offerto pure un culto. Noi non dobbiamo adorare niente fatto dalle nostre mani. Ora che sappiamo la verità, noi dobbiamo guardare a colui che è il vero e unico Dio, Gesù. Egli ha detto, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, a questo caso si riferisce, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Qui allora, non si tratta di guardare, ma di credere. Se vogliamo avere la luce del Signore nella nostra vita e la salvezza, dobbiamo credere che Gesù Cristo è e Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Egli è la mia salvezza, il mio Dio in cui confido. Vi ricordate quel cantico? Devo dire, vi ricordate perché ormai non si cantano più certi cantici che diceva. Basta uno sguardo di fede al nostro caro Gesù. Ve lo ricordate? È bravo perché io me lo ricordo appena appena. Non lo sguardo in un oggetto inanimato che riproduce lo scenario di quella situazione, ma la fede posta nella persona di Dio. È il suo volto che dobbiamo guardare ma non più sulla croce, perché Gesù non è rimasto sulla croce. Egli è stato deposto, messo nella tomba, è risuscitato, è asceso al cielo ed è seduto alla destra di Dio e intercede per noi. Se dobbiamo guardare, fratelli, non dobbiamo guardare né al Calvario, al Golgota né a una croce, ma a colui che adesso è seduto alla destra di Dio, guardare il Signore con uno sguardo di fede, nelle disgrazie, nelle sofferenze, nella stanchezza, nel dubbio, nel disorientamento, nella perplessità, nella depressione. Ci sono dei volti che rivelano con dei segni quello che vi ho appena descritto. Ma se guardiamo a Cristo, a colui che siede alla destra della potenza di Dio e intercede per noi, il Signore ha tutto il tempo, tutto l'amore e tutta la grazia per intervenire per tutti coloro i quali confidano in Lui, perché questa promessa del versetto 5 del Salmo 34 si realizzi nella vita dei fedeli al Signore. Quelli che lo guardano sono illuminati nei loro volti non c'è delusione il volto sarà illuminato non ci sarà più nessuna traccia perché questa è una solenne promessa del Signore e a me risulta che tutte le promesse del Signore si adempiono perché la parola di Dio è sì e amen cosa vogliamo fare cosa ci detta il cuore continuare a guardare quello che stiamo affrontando è cadere nella disperazione o tentare, anche se la parola è impropria, tentare a guardare Cristo con fede, non a vederlo sofferente e sanguinante sulla croce, no, Dio non ha bisogno della nostra pietà e, ne, e neppure sarebbe l'immagine vera questa, ma a vedere il nostro Salvatore trionfante, seduto alla destra di Dio, per la misericordia e la compassione del Signore, intervenire nella nostra vita, colmare il nostro vuoto, raggiungerci con la sua mano e tenerci su, incoraggiarci nell'attesa di vedere la soluzione, che non è sempre come vogliamo noi. Però una cosa che vi posso dire per la parola di Dio, se guardiamo a lui, egli ha promesso che le nostre facce non saranno più coperte di delusione. Io voglio guardare il Signore insieme a voi questa sera, per non immaginarmi un futuro Pieno di delusione ho un presente nel quale qualche brutta notizia potrebbe raggiungermi, come è accaduto a Jairo, che stava per andare insieme a Gesù a casa per risollevare la figlia dalla morte nella quale era caduta. E sentire una notizia triste che lo raggiunge per strada, non incomodare più oltre il Maestro, non guardare più a lui, in altri termini, perché tua figlia è morta, lascialo stare. Gesù ha detto solo una cosa e veramente concludo. Ti dico soltanto una cosa, Jairo: non temere, soltanto continua ad avere fede. Vogliamo guardare il Signore insieme stasera?